benvenuti alla nostra seconda diretta da Testaccio, dalla Facoltà di Architettura dell'Università Roma 3 qui a Roma, dove si sta tenendo il MUR Congress 2014 organizzato dall'UISP e dall'ISCA. Sta per aprirsi la seconda giornata di lavori con l'Aula Magna che ospiterà la plenaria Città aperte, città attive da una prospettiva urbana. E prima che inizino i lavori abbiamo approfittato della presenza del Momento di Libertà del presidente dell'ISCA Morgan Kirkby per farci fare un primo bilancio della giornata di ieri. Intanto benvenuto. Welcome. Thank you very much. Allora, come è andato questo inizio di congresso? È soddisfatto? How was your first impressions of the congress? It was a very nice start yesterday. We had 300 people in the Aula Magna and they come from very different sectors, so there's a good background for sharing across different sectors. Dice un ottimo inizio, più di 300 partecipanti da oltre 50 paesi e che è una base di partenza per i prossimi due giorni. I feel heavy energy among the groups. They are here to discover, to learn. They are here to give their ideas to each other, and that's a very good start for us. I partecipanti sono qui per ascoltare e per imparare tra tutte le diverse realtà in tutti i paesi diversi. For me it's a pleasure to be here, and I hope what we have done to prepare this congress is something that the participant can benefit from. They showed energy yesterday and now we have 2 days of congress, and that will be very interesting to see what the outcome will be. Sono molto contento di essere qui oggi, sono contento di tutta l'energia che i partecipanti hanno mostrato anche ieri e spero che i prossimi due giorni si veda tantissimi contributi di tutte le persone presenti. Allora, un'ultima domanda, quali sono secondo Mogens i principali contenuti emersi dal confronto di ieri? And what are the, do you think are the main contents from the discussion yesterday? The most important points? The most important points was the political signals from the ministry, from the mayor's office, and of course also from some of the participants from America, for example. Ieri i punti più importanti sono stati soprattutto i segnali politici dagli ospiti, dalla presidenza europea, dall'America e dai partecipanti di sindaco di Roma, di governo amministrativo di Roma. Benissimo, allora noi ringraziamo Mogens, thank you, and ci rivedremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie, thank buon lavoro. Much. Thank you very much. Allora ringraziamo anche Alexander Marche che ci aiuta nelle traduzioni, come abbiamo già visto ieri, quindi if you want, thank you. Allora, come dicevamo, qui a Testaccio sono iniziati i lavori di questo MUR Congress che oggi pomeriggio si sposterà per andare anche in città. Arriveremo in Campidoglio attraverso due percorsi di urban orienteering, quindi entreremo nella città. Parliamo anche di questo con i nostri due ospiti, i rappresentanti dell'UISP che ci hanno raggiunto qui in postazione. Siamo con Giampiero Russo, coordinatore dell'area acqua viva UISP, e Santino Cannavò, responsabile politica ambientale UISP. Benvenuti. Grazie. Grazie, benvenuti a casa. Allora Giampiero, che cosa possiamo dire per esempio sulla location che è stata scelta per questo evento, sempre rapportandoci ai temi di questo congresso, quindi città attive, città vivibili per lo sport? Beh, questo è un luogo significativo e evocativo di molti dei temi che saranno trattati qui al congresso. Noi in particolare il nostro approccio ai luoghi di confine terracqueo, quindi dei fiumi in particolare, guardiamo con particolare interesse questa situazione. Qui siamo in un territorio di millenaria vocazione fluviale, è l'antico porto dell'olio e dei vini che per millenni ha fornito l'antica città di Roma, insomma. Quindi noi auspichiamo un ritorno di attenzione delle comunità a quello che è il fiume è la spina dorsale del territorio. Adesso le comunità hanno volto le spalle al fiume, lo usano come luogo di contraddizione del territorio e questo lo è particolarmente, luogo di contraddizioni. Noi abbiamo una situazione, una frammentazione di progettualità che non considerano il valore aggiunto che può avere il fiume e le aree spondali, insomma. Quindi in pieno stiamo portando avanti il discorso di valorizzazione del territorio attraverso lo strumento dello sport, insomma, che si fa anche occasione di collaborazione con l'amministrazione per la gestione del territorio. Benissimo. Santino, a proposito, partendo da questo discorso,
si parla di città vivibili, città a questo punto anche sostenibili. Cosa propone Luis? Come potrebbero le città diventare più sostenibili anche per praticare sport al loro interno? Perfetto, guarda, il tema fondamentale è lo sport lo pratica il cittadino, l'uomo, ed è un corpo. E purtroppo c'è questa dicotomia fra il corpo e l'ambiente in cui vive. E lo sport può rappresentare una cerniera per rimettere in pace, diciamo, il rapporto fra l'uomo e il posto dove vive. Aveva ragione Gianni a denunciare la trasformazione dei luoghi, e io aggiungerei che la trasformazione dei luoghi ha avuto tra l'altro una logica che è stata quella sempre di più allontanare la persona dal posto in cui vive e alla modalità. Lo spazio determina la qualità della vita, quindi lo sport dovrebbe servire a questo, a fare riscoprire questa dimensione umana. Questa dimensione umana dovrebbe servire a riprogettare le città, quindi una città non riprogettata con questa logica, non partendo da un elemento base che è appunto la dimensione, la vivibilità, il concetto del benessere nel senso più generale del termine, diventa una città che è altro, è un carcere tutto sommato, o comunque diventa una dimensione che crea cittadini diversi, cittadini che tra loro non hanno più quel concetto di benessere, di buon rapporto, di socialità, di solidarietà, quindi sono dei principi base che poi volere o volare determinano la condizione del nuovo cittadino, un cittadino che non è proprio, nella sua parola iniziale, un cives, cioè non è colui che vive la città nel senso più generale del termine. Quello che hai sentito ieri nell'apertura, nell'inaugurazione, ti sembra che vada nella direzione su cui l'UISP già da tempo lavora, cioè le idee sono condivise a livello internazionale? Ma guarda, sicuramente credo che il taglio è sicuramente quello giusto, poi il problema è l'applicazione delle politiche nei contesti territoriali, e nei contesti territoriali queste politiche hanno una, se facciamo una rappresentazione europea, chiaramente hanno delle modalità totalmente diverse. E quindi non può esistere un modello unico, può esistere un processo, e allora forse questo è il tema del convegno su cui penso che bisognerebbe ragionare un po' di più. Quali sono i processi per determinare questo riavvicinamento, questo riallineamento fra l'uomo e il posto dove vivere attraverso l'attività sportiva? Perché del resto su culture totalmente diverse non è possibile riuscire a fare un ragionamento univoco. Il modello è pericolosissimo, il modello unico, per cui proviamo a ragionare a dei processi. Benissimo, grazie, ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione e vi lascio accomodare in aula. Allora, noi intanto continuiamo con i nostri interventi prima che inizino i lavori, così da lasciare poi un po' di più la parola al palco. Abbiamo qui con noi Sergio Raimondo, rappresentante dell'UISP dell'Università di Cassino, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, come vedi questi temi al centro della riflessione del MOOC Congress? Che idea hai su queste proposte, esperienze che vengono lanciate? Ma la questione urbanistica si intreccia con la questione degli stili di vita, delle attività motorie e quindi della salute, potremmo dire sin da quando esiste la città. Nello specifico di Roma, la pianificazione urbanistica sappiamo che ha avuto una serie di vicissitudini parecchio frammentarie, dall'immobilismo che ci fu fino all'Ottocento, per poi essere seguito da una pianificazione molto copiata da città che avevano una dimensione industriale e quindi la necessità anche di circolazione di merci e di forza lavoro palesemente diversa da quella che poi invece era Roma. E quindi non, anche nel dopoguerra, sia col fascismo che col dopoguerra, c'è stata più attenzione a una pianificazione anche in senso sportivo, tuttavia si è avuta una tendenza a creare grosse strutture sportive, ma spesso totalmente avulse dal territorio, soprattutto quelle collocate in periferia. Quindi le tematiche di oggi ovviamente sono utilissime di questo congresso, sono utilissime proprio per ripensare un futuro in una direzione diversa. Il fatto tra l'altro che il congresso si svolga in una struttura come l'ex mattatoio, che è un esempio di archeologia industriale straordinario, ed è un segnale già in questo senso, perché appunto il suo riutilizzo
in funzione dell'attività motoria, direi in funzione delle attività socializzante tout court, è straordinario, insomma, la possibilità che offre. Infatti questo posto è già stato scelto, insomma è già una riqualificazione di un posto abbandonato senza più utilizzo. Sì, tra l'altro una riqualificazione che è partita diversi decenni or sono ormai, è partita dal basso e io, insomma, in quanto anche, come dire, militante ancora più che dirigente dell'UISP, appunto non da oggi ma da un bel po', mi ricordo di come è stata proprio una nostra associazione del territorio a essere presente nelle prime iniziative svolte qua, che sono quanto mai variegate nella loro possibilità. Qui ci si può svolgere davvero attività en plein air, tanto più che c'è il Tevere a fianco, quanto attività al chiuso in grandi spazi disponibili. E tra l'altro voglio aggiungere che continua a esserci, anche oggi che è stato più riqualificato e occupato, continua ad esserci una presenza spontanea da parte della cittadinanza che viene ad allenarsi e a fare le proprie cose. Bene, grazie per queste, per queste informazioni. Grazie a voi. Allora, si è aggiunto qui alla nostra postazione anche Ivano Maiorella. Cosa ci vieni ad aggiornare sull'andamento? Sì Elena, qualche aggiornamento e anche qualche novità. Sergio Raimondo, se rimane qui vicino a noi, lo utilizzeremo anche per commentare quello che sta per succedere. Allora, sono le 10 meno un quarto, oggi è giovedì 23 ottobre e qui nei locali, negli spazi dell'Università Roma 3 all'ex mattatoio, ne abbiamo parlato parecchio con Elena Fiorani e i suoi ospiti, sta per aprirsi la seconda giornata del MOOC Congress. Sergio Raimondo, sappiamo che tu sei un esperto di attività motorie legate alle discipline orientali, quindi anche alla riflessione, a quello che unisce, diciamo così, il muscolo alla mente, un tutt'uno, per cui ti chiederemo di commentare insieme a noi quello che sta avvenendo. Intanto Elena, sentiamo che in qualche modo si stanno scaldando gli amplificatori e le casse. Chiediamo alla nostra regista Francesca Spanò di allargare un po' l'inquadratura in maniera tale da darvi esattamente quello che sta avvenendo in questa che è l'aula magna della Facoltà di Architettura nell'ex mattatoio di Testaccio. Come vedete le persone stanno prendendo posto, parliamo di circa 400 delegati che rappresentano 50 diversi paesi europei e in questo momento il presentatore, il chairman Sean Blair sta presentando quello che avverrà nella mattinata e quindi in questo momento vedete che c'è addirittura un saluto all'indirizzo della nostra postazione video. Ricordiamo Francesca Spanò, la responsabile delle riprese della regia, e sta prendendo il via la seconda giornata di lavori. Chiedo ad Alex Marchi di avvicinarsi alla nostra postazione perché sarà lui che ci aiuterà un po' a capire quanto sta avvenendo. Microfono al palco. We're here now for the next two days to do quite a lot of things. We're here to share some ideas. We're here to learn. We're here to be inspired by this amazing city of Rome, and this afternoon we'll be taking a walk out in it. We're here to try some new things and to think some new thoughts. And together we're here to work on this question, our Congress question. This is the question that brings us all here to Rome. We seem to be, oh, here we are, we're back, thank you. How can we get more people more active in many cities around the world? We learnt last night that there is an epidemic of overweight children in Europe. And it's really important that we try to discover new ways to get more people to be more active. And this Congress is here to try to answer this question. As we discussed last night, the travel of direction for many cities is one of inactivity
and obesity. So this negative trend will require some new ideas. Ora sta introducendo i temi del congresso, praticamente i temi principali che vuole esprimere ai partecipanti, quello di condividere idee, imparare cose nuove e soprattutto provare nuove esperienze in questa città di Roma. La domanda principale del congresso è quello: come facciamo a rispondere alle esigenze espresse ieri sera nell'ambito dei discorsi e di dibattito fatto dai rappresentanti di governi e amministrazioni locali, che è quello di far sì che i cittadini delle nostre città partecipino e fanno sport e si attivano per combattere anche la crisi che c'è in Europa tra i ragazzi che non riescono a partecipare a sport. What happens beyond the Congress? So we will begin today by moving in new ways. We're going to spend about 15 minutes getting energized, co-creating, and we're going to be recording, I'm going to use that word again, we're going to be recording something that we can co-create that's bigger than ourselves. So can I introduce Tom and Howie from Audio Fuel, who worked with us last night, and we're doing something different with us again. Gli animatori che per 15 minuti inviteranno i partecipanti a fare il movimento. Hi there, good morning. Hello there, good morning. Who was here last night? Wonderful. So who's fresh in this morning? Marvelous. Great. You're all very welcome. We're going to be moving and making some sound and creating something together this morning. And as those of you who remembered, who were here last night might remember, it involves standing up. I know that that might mean that you lose your translation device, but that's okay. We don't need language for this. So please, stand up and watch out for your laptops. Kundalini. Allora, tutti i partecipanti si sono alzati in piedi, il presenter ha invitato a posare le cuffiette per la traduzione, segnalando che non c'è bisogno della lingua per capire gli esercizi che andranno a fare, e quindi inizia il momento di attività motoria anche per i partecipanti al congresso. Together. Listen up. Mama, 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 mama. Let's hear you.
Lo avevamo detto prima, Sergio Raimondo, WISP Lazio ma anche Università di Cassino, esperto di attività olistiche, ovvero le attività che motorie legate al rilassamento, all'equilibrio tra corpo e natura. È così, Sergio? Certo, olistico appunto è un termine che individua un'integrità, una interezza tra corpo e mente, tra corpo e natura. Ecco Sergio, e a proposito di rapporto tra corpo e natura, che cosa sta avvenendo in questo momento in quest'aula magna dell'università? Ma sta avvenendo il recupero di attività spontanee, ludiche potremmo dire, che sono dei movimenti, anche uso della voce, molto... molto infantile, molto... Ecco, e la musica, che ruolo ha la musica? La musica è il ritmo, quindi il ritmo è proprio l'alternanza continua tra pieno e vuoto, tra gli opposti, tra dentro e fuori, tutto ecco, e il ruolo dell'animatore è un po' un istruttore, una sorta anche di quasi di DJ. Potremmo quasi dire una sorta di sciamano, qualcuno che riesce a mettere l'individuo magari bloccato nella sua espressività, metterlo in contatto con qualcosa d'altro. Perché Sergio Raimondo cose di questo tipo non avvengono solitamente nei convegni che si svolgono in Italia? Ma in Italia c'è una cultura retorica umanistica che è anche una, come dire, una peccaminosità del corpo nella percezione classica del cattolicesimo, per esempio, che è molto penalizzato. Ecco, ma cose come quelle che stiamo avvenendo aiutano anche una sorta di miglioramento dell'attenzione dei temi che poi vengono trattati? Ma non solo dell'attenzione, c'è proprio una partecipazione forte, il relatore l'ha detto sin dall'inizio, che qui ci sono state 300 persone che hanno lavorato senza negoziazione, ha detto senza... Consiglieresti un'attività di questo tipo anche nelle aule universitarie durante le lezioni? Ma dirò che per fortuna qualcosa già si fa, io insomma nel mio piccolo qualcosa a Cassino già lo faccio, effettivamente i risultati si vedono immediatamente. Grazie Sergio, tra qualche minuto ti chiederemo di nuovo un punto di vista, di nuovo microfono al palco. Stato di essere pieni di energia. So this morning we're going to teach you a little bit more of the song. Questa mattina impareremo un altro pezzo della canzone. We're going to teach the men one part, we're going to teach the women another part. Gli uomini ne impareranno una parte, le donne un'altra parte. Sophisticated. Sarà molto sofisticato, molto chic. And then we're going to put those together with some music. And when the music gets cut, you keep singing, we record it, and then we bring the music back in, and then we can go back to the hotel and turn it into something beautiful. Ci sarà anche la musica ad accompagnarci, quindi ci sarà la musica, voi canterete, poi metteremo la musica come sottofondo, torneremo in hotel e creeremo una cosa fantastica, ve lo assicuro. Are you up for this? Siete pronti? Marvelous. Okay, so fantastico. Let's start with the men. Cominciamo con gli uomini. Let's. Don't forget to breathe. Respirate. Relax your body. Rilassatevi. And now we're good. Now we move. 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 We move. Now we move. We move. Okay, the whole phrase. Ready? One, listen up. Now we move. We move. 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 Let's get moving now. Now we move. We move. Let's get moving now. Now we move. We move. Let's get moving. Sergio Raimondo, abbiamo detto esperto di attività olistiche, in questo momento vediamo che la musica e il canto si uniscono al movimento. È una novità questa? Ma
nell'esperienza umana assolutamente no, nelle comunità primitive canto, movimento, uso della musica, del ritmo, si sono unite anche con le tecniche di combattimento addirittura, quindi è la danza, ma in tutto il mondo poi antropologicamente. Ecco, quello che stiamo vedendo è frutto di improvvisazione oppure dietro ci sono delle tecniche già sperimentate legate a una vera e propria professionalità nella conduzione di un gruppo di questo tipo? Ma direi che ci sono delle tecniche sperimentali, soprattutto nel senso della sintesi, perché in realtà le esperienze in questo senso sono vastissime, infinite. Metterle in un contesto, come dire, più intellettuale, congressuale, necessita una sintesi più professionale. Ecco, le frasi che vengono dette, now we move, adesso muoviamoci, hanno un significato che arriva fino al cervello, alla mente, cioè una sorta di autocondizionamento? Ma sicuramente ripetere una frase che ha un senso con le cose che si stanno facendo, col contesto in cui ci si trova, in qualche modo induce a un rilassamento. Certo, non è un mantra già stabilito, magari in termini religiosi addirittura, però è qualcosa che appunto aiuta a rilassare. Uno come te, che ha molta esperienza alle spalle, vedendo quello che la nostra regista Francesca Spanò sta inquadrando, impara qualcosa, o meglio, mette a punto delle tecniche già sperimentate? C'è della novità in quello che stiamo vedendo? Ripeto, la sintesi, io imparo che c'è la possibilità con dei movimenti veramente molto semplici e molto meno complessi di quelli che io per esempio sono solito insegnare, però appunto l'atmosfera che si crea, potrei addirittura dire un senso di appartenenza, insomma, che già è percepibile, si può toccare con mano quasi. Ecco, vediamo per esempio una cosa particolare: se la nostra regista Francesca Spanò si sposta un po' sulla sinistra, ci sono le cabine delle traduzioni, vediamo le traduttrici che cantano anche loro allo stesso ritmo con cui vanno i partecipanti al congresso. C'è una sorta di coinvolgimento quasi ipnotico, Raimondo. Ipnotico mi sembra un termine molto azzeccato, sì, c'è anche un desiderio proprio di abbandonarsi a questa sensazione, e che si vede nei volti dei partecipanti, anche delle traduttrici, che sono distesi, sorridenti. E appunto c'è questo senso di abbandono che è molto molto percepibile. Elena Fiorani, microfono a te, in modo che magari puoi continuare un po' a raccontare quello che stiamo vedendo. Sì, appunto, come dicevate, i partecipanti sono tutti presi da questo momento di attività e canto, in particolare questi ultimi minuti sono dedicati al canto, sono momenti alternati tra uomini e donne, e veramente il clima è quello di divertimento e complicità tra i partecipanti, quindi è anche un modo evidentemente per fare gruppo all'interno di queste persone che non si conoscono per la maggior parte, sono qui da ieri o addirittura semplicemente da questa mattina, quindi è un modo anche per creare empatia e vicinanza tra i partecipanti. Ecco, una cosa che può essere interessante, Francesca Spanò alla regia, se si sposta un po' sulla destra verso le prime file, vediamo Vincenzo Manco, il presidente nazionale del WISP, e sempre in prima fila, l'abbiamo intervistato poco fa, Kirki Mogens, che è il presidente dell'ISCA. Ecco, c'è quasi una sorta di spersonalizzazione dai ruoli e un coinvolgimento, diciamo così, generale con tutti i partecipanti. Sergio Raimondo. Sì, c'è un evidente abbassamento delle difese che si registra anche nella postura, cioè guardando attentamente si nota forse solo una persona che ha le braccia incrociate davanti al petto, tutti gli altri stanno con le braccia giù, abbandonate oppure appoggiate sull'addome, quindi un atteggiamento molto aperto, molto rilassato. Sergio Raimondo, il corpo fa bene alla mente o la mente che fa bene al corpo in questo caso? No, fa bene l'alternanza tra i due, non c'è, fa bene il ritmo tra i due, il ritmo, mai gli opposti devono essere in disaccordo, devono essere sempre complementari. Corpo e mente sono diversi, ma se stanno in equilibrio uno fa bene. Un applauso in qualche modo liberatorio. Microfono a Elena Fiorani. Sì.
Sì, appunto, si è conclusa questo momento dedicato completamente al canto, in cui i partecipanti sono andati avanti da soli, guidati solo dallo sguardo, dalle mani del presenter, che ora ha finito la sua presentazione, quindi inizierà la sessione di lavori qui nell'Aula Magna. Infatti riprende posto sul palco Sean Blair, il moderatore di questi incontri, che sta sottolineando appunto il bel momento passato insieme dai partecipanti, prima di passare invece a un momento più di riflessione ancora, di affronto dei temi. Elena Fiorani, sto per ripassarti il microfono, perché in questo momento abbiamo portato qui alla nostra postazione l'animatore che avete visto prima all'opera. Io non lo conosco e adesso cercheremo di capire meglio chi è. Chiedo anche a Sergio Raimondo e a Alex Marchi di darci una mano, in modo anche da capire che cosa c'è dietro un lavoro tipo quello che abbiamo visto. Elena. Sì, allora aspettiamo che arrivi il nostro nuovo ospite, così gli faremo un po' di domande sul il lavoro, tra virgolette, che ha fatto fare ai partecipanti, l'intento, l'obiettivo, da dove nascono questi modi, diciamo, di far vivere le riunioni ai congressisti, che appunto già ci ha spiegato Sergio, comunque non sono novità al 100%, si praticano già un pochino in giro per il mondo e un po' anche in Italia, anche se poco. Intanto ne approfittiamo, mentre vengono date delle indicazioni tipo logistico, per ricordare che oggi pomeriggio dalle 18 diretta da Piazza del Campidoglio con Graziano Del Rio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Quindi rimanete con noi e collegatevi, continuate a collegarvi con www.wisp.it. Alex Marchi intanto ha portato qui il nostro ospite, cercheremo di capire intanto come si chiama e poi chi è. Il microfono a Elena Fiorani. Sì, allora Alexander sta prendendo contatti con il presenter, con Tom Curry, ecco, finalmente possiamo presentarlo. Welcome. Thank you very much. Allora, si è appena concluso il momento mattutino di attività motoria, intanto ci facciamo dire da Tom se è soddisfatto della reazione e della partecipazione dei partecipanti. Are you happy about the reaction of the participants? Yes, last night especially they had such an excited and up for it energy, which was brilliant to see. And this morning we've really been shown how musical they are, so it's been great, thank you. Tra ieri sera e stamattina sono stato molto contento dall'energia mostrata dai partecipanti e un ottimo inizio ai Move Congress. Allora, questa proposta di attività motoria, qual è l'obiettivo in un contesto come quello di un congresso? I think for them to be successful back in their countries, they need to be able to engage new people, to do new things and to have new experiences. So we wanted to provide a metaphor, an experience for them that was new and different and maybe a little bit challenging, so that they could experience the barriers that they might need to support other people to go through in order to feel the benefit. Per aiutare i partecipanti e dargli anche esperienze nuove, avevamo pensato a questo modello di interazione proprio per confrontare le persone e farli partecipare anche in modo innovativo a questo congresso, per poter portare nei paesi propri nuove idee. E anche, può essere anche un modo per far avvicinare le persone, per far fare amicizia, diciamo, prima, più velocemente. I think singing together is one of the earliest ways that we ever joined, that we gave ourselves energy, that we brought unity. So yes, I think it's been one of the longest serving ways of bringing people together and forming new friendships and forming much more than that. Cantare insieme è un modo da sempre per coinvolgere le persone e farli diventare amici e scambiare idee tra le persone. Questi momenti di attività motoria si svolgeranno solo nelle sessioni plenarie o anche nei workshop e nelle sessioni parallele? Well, are you using this way also at the workshops? This way of the workshops this afternoon. What I'd like to use the workshops for, especially the open space technology, is to inquire as to what role music can play in engaging people, energizing people and getting people to use their bodies in new ways.
Spero di sfruttare i workshop per far vedere che la musica può contribuire allo sport per tutti. Sono modi nuove, innovative per fare sport insieme. Benissimo, grazie Tom, buon lavoro. Very welcome. Thank you very much. Allora, abbiamo ospitato Tom Kerry che si occupa dell'attività motoria durante il congresso. Lasciamo adesso la parola al palco dove sta parlando Roberto Pella in rappresentanza dell'ANCI. Più lunga nel tempo rispetto a quella politica che tante volte pensa solo alla propria rielezione senza investendo invece in un settore che magari non produce un effetto immediato ma sicuramente produrrebbe un grande risultato in una politica de Gasperiana che vede 20 e 30 anni. Lo dico perché visto che oggi siete qua in Italia si sta discutendo proprio in queste ore sulla manovra finanziaria, dove il governo in qualche modo pone dei tagli forti a regioni e comuni. Quando l'83% dei bilanci regionali italiani, ma così come una media del 70-75 a livello europeo, oggi verte sulla sanità. E allora, se noi facessimo realmente un investimento forte nella materia sportiva, noi potremmo beneficiare quello che oggi sono i bilanci o i disavanzi delle amministrazioni comunali e regionali sulla sanità a favore di un'impiantistica sportiva. Lo dico perché sia come rappresentante dell'Unione Europea in seno al Comitato, sia come responsabile di tutti i comuni italiani all'attività e allo sport, abbiamo intrapreso con parlamentari lungimiranti, uno di cui è un grande vostro supporter, uno di voi che è Filippo Fossati insieme alla WISP, e saluto e ringrazio il Presidente qui presente, in un manifesto che pone al centro quello che devono essere le città, le associazioni, gli enti sportivi a favore dello sport per tutti, in modo particolare per quelle fasce che oggi più che mai ne hanno bisogno, che sono, è vero, i giovani, ma anche il mondo degli anziani, anche il mondo dei disabili, perché lo sport è integrazione, lo sport è in qualche modo armonia, lo sport è divertimento, è sorridere, è ridere, è stare insieme, e fare gruppo e fare amicizia. E allora noi dobbiamo cercare sempre di più di riportare le città a vivere in questo contesto di familiarità con lo sport attraverso quelle che sono le proprie strutture, non solo quelle a cielo chiuso come possono essere le palestre, i palazzetti, gli stadi, ma quelle che sono oggi più che mai gli ambienti più vicini allo sport per tutti. Dalle strade, alle piste ciclabili, agli spazi ricreativi, al verde pubblico. Noi in qualche modo dobbiamo cercare sempre più di amalgamare e di rendere una cosa unica questa vivacità e questa forza che in qualche modo deve essere portata avanti con tenacia, con passione, in qualche modo con il volontariato che oggi credo rappresenti al meglio quella che è la simbiosi tra pubblico e privato in quello che deve essere un'armonica volontà di investire nello sport. E quando dico armonica significa anche in qualche modo che gli enti locali, comuni, province, regioni mettano mano molte volte a quelle strutture obsolete o a quelle strutture che magari non rispettano quelli che sono i canoni di sicurezza. E allora per fare questo noi come autorità locali lo stiamo cercando di fare nel tempo e negli anni, non peraltro il 98% dell'impiantistica sportiva italiana è di proprietà dei comuni, non delle regioni e tantomeno del CONI. Ma su questo c'è sempre di più bisogno e necessità di avere uno Stato, di avere un'Europa vicina a quella che è la materia sportiva. E allora, noi che cosa abbiamo fatto come Comitato delle Regioni? Abbiamo chiesto che in quello che sono i fondi strutturali 2014-2020 possa essere in qualche modo svincolato il patto di stabilità che molte oggi frena moltissimo
le autorità comunali e locali nell'investire in quello che è sia l'impiantistica di nuova generazione sia l'ammodernamento di quella già esistente. È un problema non solo dell'Europa meridionale, è un problema dell'intera Europa, e se su questa fronte ci fosse un reale aggiustamento e come Juncker ha annunciato questi 300 miliardi di investimenti andassero anche in parte a quella che è la materia sportiva, io sono certo che non fra 5 anni, ma magari fra 20, fra 30 anni, quando il nostro posto qui a questo congresso ci saranno i nostri figli, sono certo che i bilanci nazionali, regionali e comunali avranno avuto grande effetto, la popolazione avrà vissuto meglio, le persone saranno più snelle, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, perché indubbiamente lo sport rappresenta più che mai quella che è la vitalità, quella che in qualche modo può dare forza all'Europa, perché permettetemi ancora una battuta. Oggi ognuno di noi parla la propria lingua, comprende altre lingue, ma qual è quella lingua universale che mette tutti insieme? È lo sport. Un pallone, una palla, una racchetta da tennis, non c'è bisogno di traduzioni, non c'è bisogno di spiegarsi. Allora, per permettere anche alle persone di lingua inglese che ci stanno seguendo di seguire in qualche modo la relazione di Roberto Pella, lasciamo la parola a Alexander Marche che ci fa una piccola sintesi. Roberto Pella at the moment is explaining how sport in the various European cities is fundamental even for the political aspect. For example, at the moment it is very difficult for councils and regions and government organizations to invest in sport. So what Roberto Pella is asking for, even at a European level, is that money and investments must be made at all levels, and that money for sport must be made not just cannot just be put together of all government spending, but must also be spending at a local level that for people in all Europe. Grazie, Alexander. That was brilliant. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for joining us. That was brilliant. What a lovely way to start our day with a really high-level overview and a real sense of a political commitment to the future of sport. Now, today, excuse me while I juggle my bits. Okay. So today, we're going to start the first of our interactive sessions. And we said last night that this isn't going to be a congress where we talk at you all day. We started with you singing at us. We started with a bit of input to you. And you will have noticed that as you came in, you were given these two cards, okay? Throughout this congress, we want to hear what you think as well. Your idea. Ciambria sta intuendo la parte interattiva del congresso, che l'obiettivo è quello che le partecipanti devono interagire con il congresso e con i workshop che saranno in corso oggi. Capturing all of your ideas. At the end of the congress, we will scan every single card, we will put them on a website, and you can download and see what you said as well as what everybody else said. So we're building, if you like, a database of ideas. So as you listen to the next address, I'd like you just to sort of think about urban planning. Ciambria chiede a tutti i partecipanti di riempire le cartoline che saranno presenti in tutti i workshop, che poi alla fine del congresso raccoglierà i contributi e metterà online. Please welcome Remco Hoekman from the WJH Muller Institute in the Netherlands. Welcome. Welcome. So this is Remco. He is going to have a glass of water and then he's going to take some time to talk to you about urban planning. Have a listen. Try to listen actively. Make some notes if you'd like to on the back of your cards, and then when he's finished we will ask you to jot down your responses.
And then we'll have a conversation amongst the whole room. We'll get some microphones and we can begin to hear what you all think. But for now, let me pass the whole stage to Remco. Thank you. Sean Brea introduce Remco Hockman del Bula Institute in Olanda, che introduce il tema dello sport e la pianificazione urbanistica. It's open and I can't close it. It just broke down when I went to the toilet. So if you can focus your attention on there instead of somewhere down there, it will be great. So let me start my presentation by saying that I work for the Milieu Institute and also I'm affiliated with the Radboud University in the Netherlands. We're doing research in the social aspect of sport and also how environmental aspects can contribute to sport participation and physical activity. Especially nowadays with obesity, with sedentary lifestyle, it's becoming more important that we get people to move, like we did this morning, and also as we want to see outside. It's not only the physical activity that brings better health, but it's also the social value of a sport that makes it really important to get people active. Especially for cities, it's becoming more important and also very relevant to have active citizens. So they should encourage, accommodate, stimulate people to be physical active. Remco Hockman sta introducendo i temi dell'urbanistica, dell'ambiente e delle città, che sono temi da affrontare per combattere i problemi di obesità che i bambini europei soffrono. That can help cities to become more active. Just to start, to give an overview of where people exercise, then you will see it's a lot more than just the sport facilities that they will use. So as a local government, you should not be only concerned with your official sport facilities. You should also look to your public space and how the public space is attuned to being active, to participate in sports. If you look at the Netherlands, for instance, this is European numbers from the Eurobarometer data, but if you look in the Netherlands, it is 50% of the population that uses official sport facilities, and 41% of the population that practices sport in public space. Just to show you how important public space is to be active. I comuni, le amministrazioni locali non si possono occupare solamente degli impianti sportivi come occasioni per combattere l'obesità di ragazzi, visto che anche il sondaggio che sta mostrando René Hockman fa vedere che i ragazzi e i bambini europei non usano in maggioranza impianti sportivi per fare attività, sia che usano parchi pubblici, le scuole, in altre attività che non sono legate agli impianti sportivi dei comuni e delle amministrazioni locali. Quindi trovare occasioni che i comuni devono usare non solo investendo negli impianti sportivi, ma anche creando occasioni e spazi per i ragazzi nelle città affollate urbane moderne di oggi. To pay attention to public space and to sport facilities. There are only two countries presented in blue that are more than average on satisfaction and have lower sport participation rates. For all the other countries, it is similar. If you have lower sport participation rates, it's more likely that you have unsatisfied citizens and they apparently have a certain need or desire to practice sport, but are not enough facilities or suited public space near them to act on that intention. And to illustrate this, if you look at personal behavior, it is especially the environment that is related to the behavior of the individual. There is a certain model that is well used in studies on how to improve, how to increase physical activity and how to increase health benefits, health promotion. It is a socio-ecological model that puts the individual into a center and looks. Il sondaggio di René Hockman mostra che i cittadini europei sono anche un atteggiamento positivo verso lo sport, vorrebbero anche partecipare di più,
però le mancanze delle città urbane, degli impianti sportivi, degli spazi verdi rischiano di far mandare indietro i passi fatti in avanti in questi anni in Europa. Ora attualmente sta mostrando un modello di attività dei cittadini, tra cui nel sondaggio sono più le attività, i cittadini vorrebbero più partecipare a attività sportive in squadra che a livello individuale, però non ci sono gli spazi nei modi nelle organizzazioni per farli. L'obiettivo è quello di creare nuovi modelli, nuovi spazi per poter dare la possibilità ai cittadini europei di partecipare e fare sport negli ambiti delle nostre città. The behavior of an individual. And then of course there are also some national characteristics, which is the outside, that does influence behavior. The more wealthy countries are more sport active because they have more facilities, because they have other lifestyles, etc. Basically, what you can say is that there's not one factor or set of factors that adequately accounts for why people act. Proviamo a darvi qualche passaggio della traduzione del relatore che state ascoltando. Dobbiamo quindi utilizzare un approccio integrativo, multisettoriale, dobbiamo pensare a quali sono le diverse possibilità di migliorare l'ambiente fisico e sociale per stimolare e promuovere la pratica dello sport. Pensiamo per esempio all'istruzione. Partire per quartiere, area per area, all'interno dei comuni, all'interno dei quartieri ci deve essere un dialogo e uno scambio di energie, non bisogna pensare in modo a compartimenti stagni. C'è una società che è pronta a dare le proprie idee all'interno dei singoli quartieri e dei singoli comuni. Ora ci concentreremo su come migliorare la partecipazione alle attività fisica tramite il trasporto. L'attività fisica è di diverso tipo, ma uno degli aspetti più importanti è il trasporto attivo. Ogni giorno andiamo al lavoro, andiamo a scuola e questo è un modo per muoverci, è un modo per diventare più sani. E chiaramente non abbiamo bisogno di linee guida per l'attività fisica o di istruzioni per fare una passeggiata andando al lavoro. Quindi dobbiamo cercare di promuovere questo trasporto attivo. La scelta migliore dovrebbe essere la scelta più facile, dovrebbe essere più facile andare al lavoro o a scuola in bicicletta piuttosto che in auto. Avete sentito questo passaggio importante e proprio legato al tema del nostro congresso, Open City, Activity e City, mobilità, utilizzare il movimento in tutte le azioni quotidiane della giornata. Diamo di nuovo il palco. Have to wait and wait and wait, so they make it very attractive for people to go on the bike from one place to another. It should also make it fun to be active. It's probably an example that many of you already know, but for those that do not, you can look it up afterwards in my presentation. It will be downloadable at the website. It's the example of the piano chair, of piano stairs. Instead of taking the escalator up, making a stair with music, people tend to use that because it's fun. You can make music while moving up. It's a good example on how you can change the environment and also change behavior, because it becomes more fun to be active instead of taking the escalator. Then some other aspects that we find in research that are really beneficial for physical activity. To start is the connectivity and the il messaggio più importante che esprime René Hockman in questo momento è quello che i cittadini europei devono fare la scelta attiva, la scelta più facile.
cioè devono scegliere i modi anche per vivere la città, che sono modi semplici e per essere più attivi, come prendere la bicicletta e andare al lavoro o come portare i figli a piedi a scuola. So these aspects should be taken into account if you look at certain areas, neighborhoods, and redesign these areas. It's also the mixed land use that helps to increase social safety. If it's more active, different kinds of people, different kinds of destinations, it is much more lively than if it's just industrial area, it's just a living area, it's just a shopping area. If it's just one destination, it's not as lively as when you combine these. If you get concerning safety and, for instance, playing for children, it is good if it's there's not much heavy traffic going on there and not high-speed traffic. So traffic calming measures, especially in people in living areas, is very important to stimulate children, especially, to go outside and also to let parents give children the permission to play outside because it's safe enough for them to let them go out. Furthermore, it is important to focus on low-status neighborhoods. Di nuovo vediamo qualche passaggio in diretta dell'intervento di Remco Hockman, olandese. Un tasso di sicurezza molto basso e le persone non, questi quartieri non escono volentieri di casa, però al tempo stesso l'attività sociale è molto basata sui loro vicini di casa e quindi queste persone tendono ad avere interazioni con il tessuto sociale che li circonda e dobbiamo agire a questo livello per promuovere l'attività fisica. In questi quartieri in particolare è importante che le strutture sportive siano all'interno del quartiere, che le persone non debbano muoversi troppo per raggiungerle. Si parla anche di diversificazione e di prossimità. Se le strutture sono vicine, le persone saranno più incoraggiate ad andarci, ma dobbiamo fare modo, per esempio, che all'interno delle palestre ci siano delle aree dedicate ai bambini, dove i bambini possono giocare mentre i genitori praticano attività sportiva. Questa potrebbe essere un'idea. L'attività fisica e gli sport vengono praticati in strutture ufficiali o meno, specialmente in Olanda c'è stata una forte privatizzazione delle aree pubbliche. Dobbiamo fare in modo che il privato non si mangi tutte le aree pubbliche che devono essere a disposizione del quartiere per diverse fasce di età della popolazione, perché non ci sono soltanto i bambini e gli adolescenti che vivono all'interno del quartiere. Dobbiamo cercare di diversificare l'attività fisica offerta all'interno di questi spazi pubblici anche per le persone un po' più anziane magari. Guardate, questo c'è, è un esempio molto bello di ciò che è stato fatto per promuovere l'attività fisica. Quella che vedete sullo sfondo è una presa di riposo e queste sono delle strutture fatte per incoraggiare le persone ad essere attive. Questi fruitori di queste strutture non potrebbero mai avere accesso a tali strutture se non fossero ubicate vicino alla casa di riposo. In diretta da Roma sono le 10:30 di giovedì 23 ottobre, in diretta dall'Università Roma 3 dell'Università Roma 3 e Facoltà di Architettura, ex mattatoio, MU Congress 2014 con ISCA e WISP, Open City, Active City. E stiamo trasmettendo da circa un'ora, ancora qualche minuto con la nostra diretta su www.wisp.it offerta dalla redazione nazionale WISP, in regia Francesca Spanò, al microfono Elena Fiorani e Ale
Alex Marchi e ancora qualche passaggio dell'intervento di Remco Ockman del Mueller Institute olandese, e sta intervenendo sul tema da una prospettiva urbana, città aperte, città attive. Ascoltiamolo. Ufficiale. Vedete, qui ci sono queste strutture bellissime che però non sono abbastanza, gli abitanti del quartiere non ci andranno se non vengono coinvolte, bisogna organizzare delle attività, delle iniziative con il comune, con le autorità locali perché vengano organizzate delle attività. Abbiamo visto recentemente che alcuni comuni hanno designato delle persone che si occupano proprio del coordinamento di queste attività tra la struttura sportiva e le scuole, per esempio. Questo fa veramente la differenza. E le persone in questo modo hanno cominciato a partecipare attivamente con tutti i benefici di tipo sociale che ne derivano, e anche di tipo economico, perché le strutture hanno visto aumentare il numero delle persone iscritte ai propri corsi. Quindi dobbiamo ottimizzare l'uso delle strutture sportive a nostra disposizione. Dobbiamo tenere a mente che se vogliamo far aumentare l'uso delle strutture è molto importante che queste vengano utilizzate quotidianamente perché possano fornire delle attività quotidiane. Per esempio c'è un campo da calcio in Olanda che abbiamo preso in considerazione, dove c'è una fascia di età che ha il predominio dell'uso, sembra avere quasi un'esclusiva sull'uso di questo campo da calcio. Dobbiamo evitare che ciò avvenga, per questo dobbiamo anche essere più flessibili se vogliamo che più fasce di età utilizzino le strutture. L'uso dovrebbe essere regolamentato, però al tempo stesso flessibile, creativo, e le persone devono essere libere di pensare a come utilizzare questo spazio. Fate sì che i cittadini siano creativi, che organizzino loro stessi le loro attività. Ecco, state ascoltando sempre Remco Ockman. A questo punto diamo un po' di palco, sta intervenendo in inglese il relatore del Mueller Institute olandese. At the times that sports clubs use it, have gates around them, not really stimulating people to make use of it during daytime. Well, I would argue that if you want to make full use of these facilities, then you should give them an open character. Let it be a sportive space that you can use also outside club hours, that are open during the day as well. And they shouldn't be focused just on one sport. If it's not only because sport clubs or sport facilities cost a lot of money, and especially in these times, you need to get more organizations into that facility to make it more affordable to run these facilities, but also if you want to combine the interests of several organizations, combine different target groups, have a more lively use of facilities, it is very important to have it multifunctional. And then I do not mean having football and tennis together, no, I mean having football there and also daycare for the children and also a physiotherapist. So combining sectors, not just combining sports, but also combining sectors within one facility. There are a lot of good examples in the Netherlands of these multifunctional facilities that combine different sectors and they really strengthen each other. And then the configuration of facilities. We know in the Netherlands that it is important where you put your facilities. It does matter what the distance is. It does matter which kind of activities you provide near your target groups. So you should really look into that. And I will illustrate it with a few examples from the Netherlands. And given the background that in the Netherlands, we have the highest satisfaction on the possibilities to be physical active and to practice sport.
we have one of the best port infrastructures in the Netherlands. So you can imagine that if we can find some effect of sport facilities on sport participation in the Netherlands, then that effect will probably be higher in other countries. Visto anche la difficoltà dei comuni europei a investire in nuovi impianti sportivi, è molto utile che gli impianti, qualsiasi impianto nuovo, deve essere multifunzionale, cioè sport, più di uno sport in uno spazio, e poi soprattutto quando sono fatte le scelte urbanistiche dei comuni, va scelto molto bene dove vanno costruiti gli impianti, quale possibilità nelle città, nei centri urbani, e quale possibilità verso scuole e altri posti della città. Your sport participation? A certain group says, well, I'm not really intending on practicing sport in the future, and other groups says, well, I'm intending to participate. If there's a high availability of sport facilities, you see that the group that is intending to participate is actually participating. While on the left, if it's a low availability of sport facility, there's not really a difference. So based on this, we conclude that providing a high variety of facilities will provide people the possibility to act upon their attention. So if there are no facilities, it doesn't really matter if you want to participate or not, because there is no possibility to participate. So there's also no difference. So people that want to participate are hindered by a low level of sport facilities. And that's even the case in the Netherlands. And another study also comes to the same conclusion. Sono le 10:37, ci avviamo alla chiusura della prima sessione del secondo giorno di lavori di Move Congress qui a Roma, in diretta dall'ex mattatoio e gli spazi di Roma 3, Facoltà di Architettura, e si sta anche concludendo l'intervento di Remco Hockman, e ascoltiamo ancora qualche suo passaggio in italiano. Che sono molto motivate avranno una risposta positiva, ma quelli che invece hanno un quadro di partecipazione inferiore, come possono essere stimolati? Forse con la disponibilità di maggiori luoghi per la pratica. Quindi se diciamo che la disponibilità di strutture di pratica sportiva può comportare un maggiore interesse verso la pratica stessa. Importa qualcosa se le politiche cambiano dal punto di vista governativo? Diciamo che dobbiamo riflettere anche sull'organizzazione, sullo spirito, sulla voglia di portare la gente a fare sport, non solo sulle strutture. Nel senso, se le organizzazioni riescono a far capire alle persone come usare al meglio le strutture esistenti, anche se non sono strutture specificamente sportive, noi siamo comunque in grado di attrarre più persone nelle, per esempio, location pubbliche, nei giardinetti, ad esempio. Se il focus sullo sport è molto importante, possiamo attrarre molta più gente ad essere attiva. Quindi è importante anche avere un approccio multidisciplinare e su tante che richiami diverse questioni. Per esempio, noi possiamo convincere le persone non solo che lo sport è salutare, ma è divertente, ma crea realtà di aggregazione. Ci sono persone, per esempio, che hanno bisogno di essere stimolate maggiormente rispetto ad altre. Le strutture adesso, per esempio, è molto importante nella pianificazione degli ambienti pubblici, proprio il fatto di pianificare delle realtà urbane, degli spazi urbani che siano più a misura di cittadino per quanto riguarda la pratica sportiva. È terminato l'intervento del professor Remco Hockman, sempre in diretta dalla Facoltà di Architettura di Roma, l'ex mattatoio, Move Congress 2014. In questo momento riprende il microfono il conduttore, il moderatore Sean Blair, e vediamo che cosa sta
che cosa sta facendo, sta parlando con il pubblico, cercando di motivarli, sintetizzando anche un po' quello che è avvenuto fino a questo momento, e probabilmente sta cercando di porgere delle domande all'ospite che è rimasto lì in quel momento. In questo momento c'è un piccolo difetto di comunicazione, possiamo dirlo, tra il moderatore e le traduttrici che sono nelle cabine qui accanto alla nostra postazione video. Voi non le vedete inquadrate, ma insomma sono al lavoro già da ieri due traduttrici, in maniera tale da garantire la possibilità di seguire a tutti il convegno. Ricordiamo che qui abbiamo rappresentati circa 50 paesi d'Europa e del mondo, e quindi c'è il problema, diciamo, il tema del linguaggio. Peraltro questo della disponibilità è stato un tema ripreso anche dal relatore Remco Hockman, come avete sentito poco fa. Ci avviamo alla conclusione di questa giornata. Microfono ad Elena Fiorani, che vediamo è stata raggiunta qui nella postazione della redazione nazionale WISP dal presidente nazionale Vincenzo Manco, che Elena ci racconterà pure che ha iniziato molto presto questa sua giornata e ci racconterà come. Microfono a Elena Fiorani. Sì, grazie Ivano. Allora facciamo spazio al presidente nazionale WISP. Vincenzo, benvenuto. Benvenuto, grazie a voi. Allora, abbiamo visto all'opera nel momento di attività motoria qui in sala, e come diceva Ivano, però già prima voi avevate iniziato, tu e Mogens Kirkeby, a praticare un po' di sport qui a Testaccio, vero? Sì, abbiamo partecipato al chilometro in salute, ci siamo attrezzati con il nostro cardio, la struttura, insomma, e quindi abbiamo fatto i nostri 2 chilometri cercando di capire qual è la nostra frequenza cardiaca, quindi abbiamo iniziato con un po' di attività fisica. Allora, quella di 1 chilometro in salute è una proposta dell'WISP, diciamo, che sta portando avanti in diverse città per appunto invitare le persone a capire qual è il modo giusto per praticare il movimento senza portare danni alla salute. Sì, è una, diciamo, proposta appunto per la cittadinanza attiva, una di quelle attività che è sostenibile, costa pochissimo, basta attrezzarla di indicatori per ogni 100 metri di tratto stradale che si può fare, da frequentare in ogni spazio urbano, nei quartieri, nelle città, e quindi abbiamo voluto, attraverso l'iniziativa di un comitato territoriale nostro, quello di Bologna, promuoverlo anche in questa occasione, trattandosi di un congresso internazionale che ha per titolo Città attive e città aperte. Infatti, perché si parla, i temi che emergono di più sono quelli proprio di rendere le città favorevoli allo sport dei cittadini anche in tutti i momenti della vita quotidiana, e questa, diciamo, potrebbe essere una proposta pratica, operativa in questo senso. Sì, la densità ormai di popolazione che sta riguardando l'inurbazione degli spazi sempre di più richiama un intervento di pianificazione da parte delle amministrazioni locali, soprattutto in questo paese in cui la pianificazione spesso e volentieri rinuncia invece a prevedere in quale modo il permettere l'attività fisica libera, quindi la partecipazione attiva all'utilizzo degli spazi urbani, possa migliorare non soltanto la qualità di vita dei cittadini, ma soprattutto la qualità anche sociale, quindi il permettere relazioni positive e in quanto tali anche produrre idee per vivere meglio gli spazi urbani e la comunità. Abbiamo visto già dagli interventi di ieri qui sul palco che, diciamo, tutti sembrano d'accordo su questo aspetto, su queste politiche, su queste strategie. A chi sta a dare il là per iniziare veramente, fattivamente a cambiare la vivibilità delle nostre città? In situazioni di questo tipo noi abbiamo anche la necessità, diciamo, di pensare ad una logica di sistema. Non credo che, come dire, singoli istituzioni, in questo caso pubbliche, o organizzazioni come le nostre possano da sole ipotizzare un cambiamento. C'è la necessità che ognuno di noi faccia la propria parte. Occasioni come queste servono a dire, come dire, a identificare che la logica di sistema deve essere per
per le istituzioni pubbliche, quindi a cominciare dall'Europa. Questo è un congresso internazionale, fino all'ultima associazione sportiva dilettantistica, prendere coscienza che la pratica sportiva non è soltanto quella disciplinare, ma la pratica sportiva deve essere promossa sul terreno dell'attività, come dire, libera e multidisciplinare. Sotto questo aspetto io credo che dall'Europa ai governi nazionali, alle istituzioni regionali e locali, si possa insieme prevedere elementi di coprogrammazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la pratica sportiva. A proposito di questo, approfittiamo della presenza qui vicino alla nostra postazione dell'assessore allo sport di Firenze, Andrea Cannucci, se si vuole avvicinare, così chiediamo anche a lui cosa ne pensa di questa collaborazione, coprogettazione che deve esserci tra le amministrazioni e le realtà che poi propongono lo sport ai cittadini. Assolutamente, è fondamentale valorizzare laddove ci sono già e introdurre laddove non ci sono processi partecipativi anche nella progettazione e nella programmazione della città. Sicuramente le realtà sportive, le realtà associative, le realtà comunque sia che riescono a coagulare buona parte delle energie positive, delle energie attive della cittadinanza sono un soggetto di cui tenere conto e da cui raccogliere preziosi consigli e preziosi stimoli e assolutamente anche accogliere qualcuna delle istanze che vengono portate avanti. Nella vostra città, Firenze, come è già stato introdotto questo tema dell'accessibilità allo sport della città, ai cittadini che vogliono muoversi, si è già affrontato questo tema? Ma Firenze ha approvato, sta approvando e in parte sta anche riuscendo ad approcciare il tema sotto più punti di vista. Giusto di questa settimana, settimana prossima ci rincontriamo e stiamo cercando di valorizzare un piano di sport all'aria aperta, cioè di valorizzare gli spazi polivalenti dedicati allo sport libero, spontaneo, come piace chiamarlo a me, in giro per i 5 quartieri della città. E già da un paio d'anni è iniziato questo progetto che è il motivo per cui sono qua al MOVE, che è la presentazione del progetto Firenze The Walking City, in cui si cerca di abbinare due esigenze: l'esigenza di valorizzare uno stile di vita più sano attraverso lo sport più accessibile per antonomasia, il camminare, e valorizzare i luoghi della nostra città. Quindi diciamo così, è un'idea, un progetto che ci permette di avere due virtualità, cioè due virtù, dal punto di vista della salute della città che si muove e dal punto di vista appunto di valorizzare angoli anche nascosti o seminascosti della nostra città. Abbiamo preparato 97 km di percorsi, sono 7 percorsi circolari e abbinati a cartellonistica, abbinati a opuscoli che sono distribuiti sia negli spazi informativi del comune sia negli spazi turistici, proprio per il secondo aspetto che dicevo prima, e un'app che mi fa piacere ricordare che è l'app più scaricata tra quelle messe gratuitamente a disposizione dal comune di Firenze. Da questo è nato il progetto WAP, che è un progetto europeo di cui Firenze, il Comune di Firenze è capofila, che consiste invece nel valorizzare nelle varie città che hanno aderito all'iniziativa 25 km in ogni città di percorsi camminabili. Firenze ha messo a disposizione il secondo e il settimo percorso di Firenze The Walking City ed è diventato appunto capofila. Però insomma è un'idea, è un approccio che ci convince e che stiamo sposando in pieno e stiamo cercando anche di promuovere. Questa è un'occasione imperdibile per far sì che l'idea del camminare, il camminare che fa bene, non soltanto fa bene ma è anche bello, non poteva essere perso. Insomma. Benissimo, grazie. E, ricordiamo che oggi pomeriggio il Moon Congress si sposta in città, entra in città e arriverà fino al Campidoglio, dove verrà salutato diciamo, dai rappresentanti del Comune e anche da Graziano Del Rio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Quali sono le istanze, le richieste che porterete a Del Rio? Noi abbiamo apprezzato le dichiarazioni di Del Rio già quando era ministro con delega nel governo Letta, vediamo che le ha ribadite in questi giorni nel meeting con i ministri dello sport europei, sottolineando il grande valore sociale, il valore economico e anche le opportunità di lavoro che lo sport sostanzialmente crea. Quindi allo sottosegretario Del Rio noi chiediamo che da quegli impegni che lui ha posto in quel meeting possano arrivare
politiche pubbliche che stabiliscono degli standard che il governo vuole raggiungere attraverso la pratica sportiva, soprattutto attraverso lo sport per tutti, in modo tale da poter essere noi organizzazioni che si misurano con quegli standard e poter essere anche accreditati al raggiungimento degli obiettivi. C'è bisogno di politiche chiare e non sono sufficienti soltanto le indicazioni che possono arrivare, diciamo, dal Comitato Olimpico, dal sistema sportivo in sé. C'è bisogno che il governo indichi una strada molto chiara. Benissimo, grazie Vincenzo, buona giornata di lavoro. Allora, noi qui, mentre prosegue l'intervento di Sean Black, ha invitato i partecipanti a intervenire, diciamo, nel confronto, quindi proponendo proposte o problemi da affrontare. Noi chiudiamo la nostra diretta, vi ricordiamo che oggi pomeriggio riprenderemo in diretta dal Campidoglio, appunto, dove arriveranno i due percorsi di Urban Orienteering, quindi l'appuntamento è alle 17:40 per una nuova diretta streaming. Grazie.